Se dovevano essere un assaggio del prossimo inverno, le ultime 24 ore lo sono state e come. Forti raffiche di vento, pioggia e persino le prime nevicate hanno interessato il territorio di Arezzo e Provincia, lasciando dietro di sé incidenti e disagi. Il più grave è avvenuto a Prato Vecchio dove una pianta caduta per il forte vento ha colpito in pieno un passante, un cinquantenne, che ha riportato un grave trauma toracico. Trasportato all'ospedale di Bibiena è stato poi trasferito in ambulanza a Careggi perché il Pegaso a causa del forte vento non poteva volare. A causa invece delle piogge a Bibiena ci sono stati degli allagamenti come testimonia questo video pubblicato da un cittadino su youreporter.it. Infine la prima neve della stagione in particolare sul versante casentinese si transita con catene montate o pneumatici da neve sul passo dei Mandrioli sul quale le condizioni atmosferiche invitano la massima attenzione e prudenza e ancora sul passo della Calla e sulla provinciale 208 della Verna. Chiusa invece la provinciale 69 dell'Eremo per neve e piante cadute fino al chilometro. 13, mentre dal chilometro 13 al chilometro 15, nella zona di Badia Prataglia, si transita con catene o pneumatici invernali. Chiusa, ma in questo caso per una frana, la provinciale 59 Valdarno-Casentinese nel comune di Talla, nei pressi del centro abitato.